Gentilmente Mauro mi sta facendo vedere, dice che questa era la vecchia. La vecchia casa della finanza che poi appartiene a una tonnara del 1600, Benissimo, e calcolo. qua c'era addirittura le prigioni, vedete? Come infatti il tetto, una. Qui c'era, in quei tempi c'era un cannocchiale che ancora c'è, esiste nella, cioè È grande, in un museo da è solo. grande, guardate che vista che hanno. La vista è bella. Bellissimo. Ah, una fotografia. E questi erano i lavori. Ecco, la casa come si presentava 35 anni fa, prima dell'inizio dei lavori della ristrutturazione. Cavolo, quindi avete Qui fatto c'è tantissimo. molto. Qui c'era l'arco col portone, perché la tonnara era E questa è privata. quella terrazza che vi ho Questa è appena inquadrato. Adesso è stata chiusa con dei vetri. Queste tu me viene il cuore. Quindi, allora. Tutto fatto da loro, da un fratello magari appassionato di falegnameria. Come ad esempio questi li hanno montati ieri, lui e la moglie. Guardate che bellino per fare una rifinitura nella porta. E qua si cucina con questa vista, eh? Bella, complimenti e grazie per la visita. Grazie, figurati, figurati. No, fa piacere, sei stato gentile. Gentilissimi, grazie mille, mi avete fatto visitare la vostra casa, bella, bella, bella. E poi troppo bravi perché state facendo tutto da soli. Adesso però pranzo anch'io, ho fame. E allora buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. E dopo un bel pranzetto continuiamo la tintarella, eh? 3-4 giorni siamo di nuovo neri, cioè siamo sbiancati totalmente. Le giornate si accorciano, 5 di sera e il sole non è già più caldo, peccato. È quasi giunta l'ora di lasciare la Sardegna. È sempre stato così, si inizia ad andare al mare. Forse noi riusciamo ad andare al mare addirittura da aprile. E si fa aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, metà ottobre, i primi di ottobre. Poi finisce la bella stagione. Dopo una splendida giornata passata al mare e ci stiamo riabbronzando. Anche Rita si sta riabbronzando. Stavamo perdendo l'abbronzatura. Anche Dado, che bello che sei. Ci facciamo una bella cenetta leggera dei pomodori ripieni che ci ha regalato mia zia Anna. Grazie. Guardate che buoni. Me ne sono già messo due, una burrata che mi divido con Rita, delle verdure, pane carasau di Francesca, un bel riso di Dado che sta diventando un ciccione, sta diventando. E basta, buon appetito a tutti. Secondo risveglio a Porto Palma. Zero stress, ci siamo solo noi, non ci sono altri camper, non c'è nessuno, ci sono quattro persone che vivono in queste casettine. Adesso lo vediamo anche dall'alto questo posticino, che ne dite?
non lo sapesse, ci troviamo nella costa ovest della Sardegna, quindi da questa parte noi ci gustiamo i bei tramonti, ma ovviamente le Alpi no. Il sole sorge da questa e tramonta sul mare. Splendidi tramonti. Per le Alpi bisogna andare nell'altra costa, nella costa est, nell'Ogliastran. Adesso non c'è quindi ancora il sole, c'è solo una striscettina da quella parte perché ci sono le montagne dietro e quindi deve salire un po' di più, sono le 8 del mattino. Però vediamo cosa viene fuori. Questa è una zona pazzesca, la Costa Verde. Bisogna approfittare del poco sole che c'è ad ottobre, infatti Dado è salito a dare una bella pulita ai pannelli, erano in condizioni pietose. Andiamo a prendere un'oretta di sole? Sì. Amici, sono venuti a trovarci delle splendide persone, sono Alessandra e Nicola. Grazie delle splendide persone. Sì, è vero, è vero perché non io ti ho conosciuto. No, io a lui sì e l'ho conosciuto in un momento dove io ho avuto bisogno, lui non mi conosceva e mi ha aiutato, quindi questo lo posso dire. E oggi ci facciamo una bella arrostita e stiamo un pochettino insieme ed è un grande piacere. A dopo per conoscerli meglio. È arrivata l'ora di pranzo, dopo un bel bagnetto ci siamo stemperati, vero Nico? Sì, e adesso sì, possiamo, sì. Accendere. Sì, adesso accendiamo il barbecue, siamo un po' più freschi. La giornata è fantastica, c'è una temperatura proprio ideale. Ideale per tutto, anche per arrostire. È l'una più o meno, l'una meno 10. All'una e mezzo siamo a tavola. Andiamo nel vano barbecue. Tanto carbone, Nico, lo prendo? Ok. Quindi menù del giorno, vediamo. Rita ha fatto delle melanzane, ve le faccio vedere lo stesso amici, eccole qui, delle melanzane con pomodorini. Poi prepariamo la verdura e poi pensiamo a Davide. Poi qui c'è del pane di San Luri che ci ha gentilmente portato Nicola, pane di San Luri famoso, deve essere molto buono. Che buona. Bella salsicetta con amici, con un sole meraviglioso. La birretta ce la siamo già bevuta, un piccolo antipastino, ma adesso apparecchiamo così la tavola diventa più bella. Ci può piacere così, eh? Sardegna, Sardegna Wild! Da Dado cosa ti porta Papino? Ti metto il sale? Ok? Per poterlo fare in casa. Tu mi adesso mi ricordo esatto, niente tanto. E quella è melanzane? Ah, eccole qui, le melanzane al forno di Rita. Salsiccia, pane abbrustolito, pecorini. Forse questa salsiccia è quelle, è quella lonza, è ancora spagnola. Sì, questa è spagnola, la salsiccia e la lonza sì. Noi gli facciamo olè! sì, mosciamo. Se dovessero avanzare, no, li stacchiamo quando sono cotte. I posti vostri? No, dove vuoi, Nico? Ah, qui fai a scherzo dopo.
Ragazzi, cincin a tutti, salute. Buono vino sardo. Evviva. Siamo arrivati al caffettino, il caffettino classico, vogliamo fare gli sboroni, ma parliamo con sardi e lo conoscono il cremino, noi sempre. Oh, il caffè è nostro, no, lo conosciamo da anni. Lo facciamo anche noi. Sì, lo fanno anche loro. Però ce lo beviamo lo stesso. E poi ci beviamo un goccio di amaro di finocchietto selvatico, questo è molto buono. E abbiamo anche del mirto, sempre di casa. Finiamo di sparecchiare ed è l'ora del caffè. La cremina famosa? Questa è cremina. In Spagna l'adorano. Ecco qua, allora, finalmente. Il più brutto caffè bevuto in vita nostra. Mirto fatto in casa e abbiamo detto finocchietto selvatico. Sì. Finocchietto e mirto, pronti? Via! Mancano i bicchieri. Bene. Sì, è vero, ma in camper è tutto un altro viaggio. Improvvisazione. Come il jazz, non ci si sa. Ma vedi molto di più, riesci anche a vedere molto di più. Perché ti fermi dove ti piace, ti frena a mano, ti fermi anche 3-4 giorni, una settimana. Ci presa. Vicini, sì. Com'è Alessandra questo liquore di Giorgio Balia? No, è assolutamente... È buonissimo. Stupefacente. È buonissimo. Grazie Giorgio, lo apprezziamo davvero col cuore. E anche a Salluri, due o tre bottiglie. Ciao Giorgio, grazie. 4:20 del pomeriggio, seduti da l'una, forse l'una meno 10, abbiamo acceso il barbecue. 4:20 e stiamo scendendo in spiaggia a prendere un po' di sole. Sì, un tuffettino, ma non ancora, dobbiamo finire di digerire. Esatto, c'è la salsiccia che è un po' di Luca Lai. Tra un po' di Luca Lai. Grazie Luca Lai. Grazie Luca. Grazie. Ah, che bello. Ok. Vai Davide, adesso rilanciati sopra di lei. No, prego. Questo no. Sopra Alessandro. Stavolta no, il prossimo anno. Una maglietta io, una volta, vedo. Sì. Va bene. Ciao Alessandro. Buona serata. Continueremo a seguire. Grazie mille. Grazie. Un pizzichino di invidia, va bene? Ci sta, sana ci sta. Sei sana e invidia. Ciao Ale. Ciao. Oh, no, non so se hai avuto demolizione forte. Da Nissan che eri, molto demolizione. Siamo finiti, molto demolizione. Ciao, statemi ciao, bene, ciao. È stato davvero un piacere. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ragazzi, terzo giorno nella spiaggetta di Porto Palma, vabbè, oppure la chiamiamo Tunaria, si chiama anche Tunaria. Adesso Rita ha preparato dei buoni, questi sono tipo cassulli, come si chiamano? Non ho idea di come si chiamino. Però una buona pasta al polpo. E poi prendiamo un'altra oretta di sole dopo pranzo e poi ci spostiamo ce e ce ne andiamo. Sì, ci siamo già 2 giorni e mezzo o addirittura questo è il terzo giorno, ho detto. E poi andiamo a Bosa. Andiamo a Bosa, una bellissima città e la vediamo dopo. Bosa Marina. Buon pranzo. Buon pranzo. È arrivato il momento di salutare Tunaria. Siamo stati molto bene, ci siamo anche cotti, non ce la faccio più. Siamo fatti una bella doccetta. E adesso ce ne andiamo. Guardate che bello dado, bello sdocciato. Ce ne andiamo. Sì, andiamo a Bosa. Merenda prima di partire. Questo monello deve crescere e deve mangiare. E ogni volta io metto in moto per partire, lui deve iniziare a mangiare. Sì. Sì, una seccatura. Tu mi hai fatto. Che bello effetto che fa il sole. Eh sì. Sei tu più bello del sole. E grazie Tunaria, grazie, bellissimo posto. Un'ora e 50 per arrivare a Bosa. Vediamo se riusciamo a fare tutto in una tirata, si dice. Oppure facciamo 2 tappe, vediamo. Mi piacerebbe arrivare stasera e svegliarmi lì già da domani mattina.
Grazie a Porto Palma, ci hai regalato un paio di giorni fantastici, ad ottobre non ce l'aspettavamo, ci siamo anche riabbronzati. Porto Palma a destra, Funtanazza, Guttro di Flumini, tutta la Costa Verde, Piscinas e la spiaggia che avete visto qualche video fa a 24 km. Papi, ho ottenuto il costume da cowboy. Ho trovato un forziere nascosto su GoVagation per chi vi interessa. Pronti? Via. Si parte. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ragazzi, il sole sta tramontando e noi ci camminiamo verso Bosa. Bosa, arriviamo. Ragazzi, siamo cottissimi, dopo 2 ore di camper siamo arrivati a Bosa, è buio, adesso Rita prepara una cenetta e poi tanto tanto relax. Davide è morto. Come sei messo a glicemia, topo? Scoliamo la pasta, siamo pronti. Per fortuna non buttiamo mai nulla. L'arrosto fatto con Nicola e Alessandra. Ce lo scaldiamo. Ce lo scaldiamo e ce lo scopiamo adesso. E siccome dopo 2 ore di viaggio sono stanco morto, ci va proprio benissimo. Ci mangiamo un po' di salsiccia riscaldata, 2 spaghetti aglio olio. Buongiorno a tutti amici, oggi ci troviamo a Bosa, primo risveglio a Bosa, siamo arrivati ieri sera come vi ho fatto vedere. Il parcheggio è molto bello, interrato con il mare di fronte. Ve lo faccio vedere dalla porta. Il mare lì avanti, da questa parte c'è il porto e poi Bosa Vecchia invece è lì a destra in mezzo alle montagne. Quindi c'è Bosa Marina e poi Bosa la città, con un centro storico che poi vi faremo vedere, credo. Sono le 7:30 e adesso facciamo colazione. Temperatura 24 gradi, guardate che meraviglia. Le nostre colazioni. Sempre in riva al mare. Oggi un po' meno in riva, ma comunque ce l'abbiamo a 20 metri. Cucciolone, stai studiando? Sì. Bravo. È riniziata anche la scuola, quindi mamma e figlio, Rita e Davide, iniziano a studiare, a fare i compiti. Questi sono dei libri che abbiamo comprato a parte, oltre quelli che la scuola ci fornisce per fare più esercizi e apprendere maggiormente le cose. Prendiamo solo questo. Allora, 22 decine. Nel frattempo che Davide e Rita finiscono di studiare, in genere Davide studia 2 orette al giorno, con 2 ore al giorno riesce a stare al passo e svolgere tutto il programma in un anno. Nel frattempo che loro finiscono di studiare, io vi faccio vedere il lungomare di Bosa. Appena finiscono ci facciamo una bella passeggiata e andiamo verso il centro, dobbiamo comprare delle cosettine che ci mancano e quindi vi facciamo vedere anche il porticciolo. È bellissima Bosa, mi piace da morire. In piena estate questa spiaggia è impraticabile, proprio strapiena. Adesso non c'è nessuno, che bello, e c'è una giornata splendida. Saranno già 28 gradi, saranno le 10 del mattino. Finalmente compiti finiti,
tutte le questioni mattutine fatte e stiamo andando a comprare due cosette, come vi ho detto. Andiamo verso il centro di Posa Marina. Vero, Ri? Sì. Poi magari facciamo, certo, in tempo anche... Facciamo un bel bagno. Savoiardi sardi. Solo che questo è carissimo, non compriamo niente qua. Questa è una piccola bottega a prezzi paurosi. Andremo in un supermercato. Volevamo farvela vedere adesso, Posa Marina, ma c'è troppo caldo, quindi dopo la spesa rientriamo in camper e niente, ce ne andiamo al mare, facciamo un bel bagno. Con questo panorama non è male. Ecco qui, rientrati a casa nostra. Rita, metti giù le scale. Ruote piccoline. Mettiti a fianco, Davide. Come te. Guardate gli ammortizzatori che grandi questi rossi. Paraurti in ferro. Guardate le bocce dei differenziali che grandi. C'è. Vabbè, ci accontentiamo del nostro, dai. E finalmente andiamo a farci un bagno. Andiamo a tuffare, yeah! Andiamo a tuffare, andiamo direttamente a tuffare.